chi dice che acquistare capi low cost sia sempre simbolo di acquistare capi a bassa qualità? Ne siamo proprio sicuri? Ciao ragazze, benvenute in un nuovissimo video. Il video di oggi sarà appunto un video inerente ai capi low cost. In questo video voglio parlarvi dei 5 trucchetti che adotto io per acquistare capi low cost ma di buona qualità. Ultimamente faccio molto caso ad acquistare capi che siano fatti bene. Se fino a qualche tempo fa sono sempre stata abbastanza attenta perché non mi piacciono i capi cheap, ma appunto, come sapete, sempre su capi molto basic che poi vado ad arricchire. Però ultimamente sto facendo ancora più attenzione all'acquisto dei capi. Quindi questa sarà una mini guida su come riconoscere i capi low cost, quindi a basso prezzo, ma di qualità. Detto questo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e adesso basta. Detto questo, passiamo subito ai consigli. Anch'io ho sbagliato a fare tantissimi acquisti. Ho acquistato capi che poi ho utilizzato per una o due volte. Ho acquistato capi che a volte ho utilizzato anche solo una volta, e questo perché alla fine, quando tornavo a casa, poi li mettevo una volta e non mi piacevano più. Quindi, dato che direi che è uno spreco immenso, nel tempo ho capito cosa fa per me ed ho capito soprattutto i capi che mi piacciono. Questo perché ho attivato delle regoline che utilizzo da quasi un anno, devo dire, sì, da quasi un annetto, e sono 5 semplici regoline, semplici, semplici, semplici e facili, che ora ogni volta in cui devo acquistare un capo vado veramente a verificare. Prima regola, faccio molto caso al tessuto, ora non acquisto più tessuti che siano dei tessuti sintetici. Difficilmente acquisto un tessuto che non sia naturale. Questo vuol dire che ogni volta che vado ad acquistare un capo, controllo bene che sia di un tessuto naturale. Io prevalentemente prediligo il cotone, il lino, il lyocell, che è una fibra tessile artificiale ricavata praticamente dalla cellulosa della pianta di eucalipto. Quindi è una fibra molto buona anche per l'estate e si trova molto nei vestiti. Tra l'altro, è una fibra morbida e quindi è molto confortevole addosso. L'altra fibra è la viscosa. È un filato di cellulosa, veniva chiamata appunto anche seta artificiale perché è stata praticamente prodotta perché c'era una richiesta di fibre di tessuti somiglianti alla seta che non fossero però così costosi come la seta. D'inverno prediligo il cotone è quello pesante, il cotone invernale. Non tutte le lane mi piacciono perché la lana a me punge molto, quindi deve essere una lana molto morbida, non mi deve dar fastidio. E basta, insomma, questi sono i tessuti in assoluto che io prediligo, soprattutto per quanto riguarda i capi, diciamo, sopra. Quindi tutto quello che riguarda maglie, magliette, top e così via. Se parliamo di pantaloni o di gonne, mi concedo anche le fibre sintetiche, perché ci sono pantaloni con fibre sintetiche, anche i pantaloni eleganti che sono fatti molto bene, cadono bene e insomma sono anche personalmente facili da stirare, anzi non si devono stirare proprio per niente. Seconda cosa, cerco sempre di dare un occhio alle rifiniture e controllare che non ci siano filetti che fuoriescono. Questo perché insomma è un po' una rottura di scatole, insomma se c'è un filetto lo si può tagliare, però tante volte anche i capi dei negozi dei cinesi hanno questa marea di
fili perché le cuciture, anche la fine della cucitura dove viene saldata, non è saldata bene, ci sono tutti questi fili che escono e la cosa, secondo me, non è piacevole ed è anche simbolo di scarsa qualità. La terza regolina è vedere come il capo si adatta al vostro corpo. Io ci faccio molto caso a questo perché odio tutto ciò che è stretto. Se una volta indossavo i jeans skinny, sapete che ora io li detesto, non li utilizzo più nemmeno d'inverno, mi danno un fastidio assurdo e anche per quanto riguarda i jeans, io compro ed acquisto solo jeans di cotone, 100% cotone. Quindi il jeans, quello di una volta, rigido, a me piace quello, non mi piace il jeans elasticizzato. In più, appunto, cerco quindi di vedere come si adattano al mio corpo, prediligo capi che si adattino bene al corpo, che non vadano a fasciarlo troppo, che quindi mi portino a sentirmi anche molto molto comoda, perché per me questo è l'importante. Ci sono vestitini larghi e svolazzanti che con un paio di tacchi sono bellissimi da vedere, sono super eleganti, molto più di quegli abitini fascianti. Quindi dipende un po' da voi, però io guardo molto come il capo si adatta al mio corpo e come me lo sento addosso, quindi la comodità. Il quarto punto è controllare i bottoni e le applicazioni. Allora, se i bottoni non mi piacciono, è ben difficile che acquisti un capo. Nel caso delle applicazioni, se guardate i miei video haul, sapete che io non acquisto nulla con applicazioni perché non le amo particolarmente. Mi piacciono magari sulle altre persone, ma non sono il mio stile, quindi su di me non vanno. Nel caso in cui vi piacciono bottoni ed applicazioni, controllate bene che siano insomma di buona qualità, che non siano dei bottoni o delle applicazioni che al primo lavaggio si scoloriscono, si rovinano, si scrostano, insomma, sono importanti anche i dettagli dei capi di abbigliamento. Il quinto punto è la confortevolezza del tessuto sulla mia pelle. Come posso farvi capire questo? La morbidezza, no? Il tocco, quando tocco il tessuto, ecco, quando tocco il tessuto mi deve piacere, cioè quando vado a toccare il tessuto, per questo a me piace tantissimo toccare gli abiti, perché quando tocco il tessuto deve darmi una sensazione piacevole, tipo toccando questo tessuto qui, io sento che è un tessuto fresco, che è morbido, che non mi darà fastidio. Quindi per me è importante molto anche il tocco, come sento il tessuto sulla mia pelle. Tante volte d'inverno, soprattutto per quanto riguarda i maglioni, ma lo faccio anche con i pantaloni, perché a me ci sono dei pantaloni che a me pungono, la cosa che faccio è accostare il tessuto così al viso per capire se, sapete che insomma la pelle del viso è più sottile rispetto alla pelle del corpo, quindi se a contatto con il viso il tessuto mi dà fastidio, io so già che a contatto con il corpo il tessuto a me darà fastidio perché io sono fatta così. Quindi sto molto attenta al tocco proprio del tessuto. Questo, ragazze, era tutto, sono i miei trucchetti, quello che faccio io quando appunto vado in negozio. Sapete che io acquisto tantissimo da H&M. Da H&M ci sono capi di una qualità fantastica e poi ci sono anche capi che insomma non sono propriamente di qualità, quindi bisogna stare molto attenti. Detto questo, spero il video vi sia stato utile. Non vuole, come sempre, in alcun modo essere un video in cui io vi insegno qualcosa, ci mancherebbe, è semplicemente un condividere quello che faccio io per capire meglio i capi da acquistare. Detto questo, vi mando un grandissimo bacio, lasciate un like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!